Si è parlato di Cristiano Ronaldo al Napoli e possiamo farlo grazie al contributo di Mirko Calemme, in questo momento collegato con noi, lo vediamo, corrispondente per l'Italia, anzi dall'Italia per Us. Ciao Mirko, come stai? Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno Salvio, buongiorno Enzo e ciao a tutti Mirko, gli spettatori collegati. Allora, grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi, te lo dico. È stata una richiesta del nostro Salvo. Ha detto, ma guarda, visto che si sta parlando di Ronaldo, sentiamo Mirko. E allora dico, perfetto, andiamo avanti. Però Mirko, dici la verità, inquadraci la questione legata a Cristiano Ronaldo, perché io personalmente ancora oggi faccio fatica a pensare a Cristiano Ronaldo con la maglia del Napoli. No, ma è giusto che sia così. Noi dobbiamo fare il nostro mestiere. Esatto. Vincenzo, tu ricordi benissimo quando parlai di Dybala all'inizio luglio, fioccarono smentite di ogni tipo, perché il grande nome di solito accostato al Napoli porta subito a dire no, è impossibile, il Napoli questi acquisti non li fa più. La situazione di Ronaldo è inversa rispetto a quella di Dybala. In che senso? Quando parlammo di Dybala fu il Napoli che cercò Dybala e nacque da lì una trattativa vera e propria. Qui è il contrario. Qui è Mendes e lo stesso Ronaldo che stanno cercando il Napoli perché Ronaldo ha due esigenze, anzi tre. La terza magari non credo che possa trovarla a Napoli, cioè trovare un club che possa vincere la Champions, possa consentirgli di lottare ancora per la Champions, perché lo United neanche la gioca. Quindi il ragionamento di Ronaldo è molto semplice, va per priorità. La priorità è dire troviamo subito, innanzitutto andiamo via dallo United, troviamo subito un club che mi faccia vincere la Champions, non ci riesco, troviamo un club che mi faccia giocare la Champions, mi faccia sentire importante, mi dia uno stimolo, perché Ronaldo non ha più stimolo allo United, non è felice, non si sta allenando. Riflettiamo sul fatto che continua a pubblicare foto di suoi allenamenti da solo a casa sua, lo faceva anche Dybala, ma Dybala era svincolato. Ronaldo, un giocatore dello United, ormai non si sente più tale. Cosa succede? Il primo club che Ronaldo ha cercato, o meglio, Fiorentina ci ha cercato in questa sessione di calciomercato è stato il Bayern Monaco, perché è che secondo me aveva anche una grande logica come idea, no? Va via Lewandowski, prendo Ronaldo. Ronaldo, secondo me, col gioco del Bayern torna a fare una quarantina di gol e a lottare per la scarpa d'oro, anche se dovrebbe inquadrarsi poi con Nagel, non era facile, però il Bayern non ha mai voluto, come si dice a Napoli, far carta, proprio niente, chiusura totale. Dopo il Bayern ci sono stati i contatti col Chelsea, che restano lì sul tavolo ma non sono proliferati, e quelli soprattutto con l'Atletico Madrid, che sembra una follia, ma come, Ronaldo, idolo del Real, va all'Atletico? Ragazzi, Ronaldo è così, un anno fa stava per firmare col City, non ha firmato col City perché la mattina dell'ultimo giorno di mercato lo chiama Ferguson e cambia tutto, e lo United alla fine lo rifà questa operazione romantica del ritorno a casa che non è andata bene. Quindi Ronaldo questo problema non se lo crea. Chi se lo crea è l'Atletico Madrid, perché i tifosi stanno facendo petizioni, striscioni, non lo vogliono, insomma ci sono dei trascorsi molto pesanti tra Ronaldo e l'Atletico, anche se c'è una parte del tipo colcionero che vede, diciamo, di buon occhio anche per lo sfizio di fare un torto ai madridisti. Però per ora sono molto 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 chiusi i dirigenti dei colcioneri sull'Atletico. E poi resta il Napoli. Perché si parla di Napoli? Perché Napoli è un pallino di Ronaldo da 4-5 anni. Nel 2018 Mendes chiama prima il Napoli e poi la Juventus, e questa cosa la conferma lo stesso De Laurentiis. Ha detto De Laurentiis, vero? Un'intervista al Corriere, esatto, dello Sport. Certo. Esatto, Salvio. Quindi non è che ci stiamo inventando che è una novità. Il Napoli nella mente di Ronaldo e di Mendes da 4 anni, e tra De Laurentiis e Mendes il rapporto c'è. Ripeto, è una cosa che nasce da Ronaldo e da Mendes, molto complessa. Come potrebbe realizzarsi se il Napoli aprisse a questa ipotesi per ora fantascientifica? Dovrebbe Ronaldo dire, ok, il suo stipendio non è più quello dei tempi della Juve, 30 milioni, lui arriva a 20 milioni con i bonus allo United, quindi è intorno ai 13-14 fissi, più o meno, insomma queste cifre, lo sapete, sono sempre indicative. Per rendere possibile, fattibile un'operazione del genere, dovrebbe essere Ronaldo a dire, io rinuncio a più della metà del mio stipendio perché la mia priorità assoluta è giocare la Champions. Per Ronaldo giocare 6-8 gare è mille volte meglio che giocarne 0, e poi vado al Napoli e mi vivo un'altra bella esperienza. Questo è tutto. E quello è il discorso. Io oggi faccio fatica a immaginare Cristiano Ronaldo che passa da 20 milioni, facciamo 18, che guadagnava l'anno scorso, a minimo 8-9, cosa che il Napoli comunque difficilmente il Napoli sarebbe
disposto ad andare a corrispondere. Per questo dico, sicuramente, sì, no, ma è difficilissimo, io non faccio fatica a pensare che Mendes chiami De Laurentiis e gli dica: oh, Aure, che vuoi fare? Dopo quattro anni lo vuoi Ronaldo? Stavolta costa di meno rispetto a quattro anni fa. Stavolta non costa niente. Perché niente anni, proprio no. Allora, quattro anni fa... No, dovevi pagare solo il Real, bravo, esatto. Allora, quattro anni fa bisognava pagare Real Madrid 100 milioni e questa si è rivelata poi... Esatto. Un harakiri della Juventus. Un suicidio economico da parte della Juve che l'ha dovuto regalare, l'ha dovuto svendere, l'ha dovuto pagare per oltre tre anni... oltre 30 milioni, perché se non sbaglio quando era alla Juve guadagnava non 30 milioni netti. Assolutamente. Per questo ti dico, quando gli fu proposto Ronaldo, De Laurentiis disse a Mendes: sì, ma ok, prendo Ronaldo, ma io come recupero i 100 milioni già del cartellino? Non li, pure se faccio 50.000 abbonati non recupererò mai i costi del cartellino. Ronaldo già ha i suoi anni, non lo potrò nemmeno rivendere. Con tutta la buona volontà, anche con gli sponsor, è un'operazione non da Napoli. Adesso però parliamo sempre di Cristiano Ronaldo, signori, che ha vinto 5 palloni d'oro, un professionista che è sotto il profilo fisico un cyborg, uno che si allena, uno che pure quando torna a casa si immerge nella sua vasca che non so quanto costi perché deve recuperare la crioterapia, deve rigenerarsi. Sicuramente se ci fosse una percentuale, una possibilità su 100, io la porterei avanti, perché se con Dybala avevamo dei dubbi sulla tenuta fisica, su quante partite poteva fare, eccetera, eccetera, e poi a Roma abbiamo visto cosa ha generato l'effetto Dybala, immaginiamoci Cristiano Ronaldo qui. Cristiano Ronaldo che magari viene a Napoli, si mette in discussione, si decurta l'ingaggio, cerca di essere protagonista a pochi mesi dal Mondiale, sia in Serie A che in Champions League, sarebbe una scommessa in primis per Ronaldo, non tanto per il Napoli. Per questo ti dico, magari il fatto di aver sposato anche sponsor internazionali come Coca-Cola e avere anche partner internazionali come Amazon e altre partnership con brand forti, anche questa potrebbe essere una chiave di lettura, ma bisogna essere seri con le persone che ci seguono da casa e con i nostri lettori, dicendo che il Napoli non vuole Ronaldo, è Ronaldo che si sta proponendo a tanti club che disputano la Champions League. Tra questi club c'è anche il Napoli, perché tra Mendes e De Laurentiis c'è un ottimo rapporto. Ricordiamo che Vinicius, che poi veniva dal Portogallo, fu preso a Napoli per una cifra simbolica, il Napoli ci ha fatto una plusvalenza di oltre 20 milioni, recuperando in parte anche i soldi che lo stesso Mendes aveva fatto perdere a De Laurentiis con Gulam, quindi è un'operazione che il Napoli, Gulam ha avuto quasi Gulam, non dico a zero, ma alla fine ci ha rimesso poco rispetto a quello che era l'ingaggio di Gulam. I rapporti sono ottimi con De Laurentiis. Però da qui a dire Ronaldo verrà a Napoli, come anche ha giustamente spiegato e detto Mirko, è difficile. Però bisogna riportare quelli che sono i fatti, che sono fatti reali, ovvero che c'è stato un contatto tra l'entourage di Cristiano Ronaldo e il Napoli, come ci sono stati contatti anche con altri club europei. Mirko, sì, per salutarci, è complicato capire quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo. Possiamo però andare per esclusione. Ad esempio, mi risulta che dall'Arabia Saudita sia arrivata la pioggia di soldi che chiede Cristiano Ronaldo. Mai, però Cristiano Ronaldo non ci vuole andare. Possiamo scartarla questo, almeno questa ipotesi, la possiamo scartare? Assolutamente sì. Ronaldo vuole, ha detto a Mendes, ricordate un anno fa che io litigai con tutto il Twitter Juve, perché dice: ragazzi, Ronaldo se vuole andare alla Juventus, non vuole starci. Prima o poi il modo lo trova, l'ha trovato a fine mercato, ma l'ha trovato. Quando Ronaldo decide qualcosa, Mendes, che ha tanti contatti, tante persone che gli devono favori, eccetera, nel mondo del calcio, il modo lo trova. Mendes ha detto: Ronaldo, io devo andare a giocare alla Champions, alla mia età non posso permettermi. Ma sai Mirko, sai perché? Sai perché questa cosa, come dici tu, è giusta? Perché al di là anche dell'ingaggio, dietro Ronaldo ci sono una marea di sponsor,
sponsor che investono sulla figura di Ronaldo, ma che allo stesso tempo pretendono una vetrina che ricambi in qualche modo l'investimento. Quindi perché Ronaldo sta contattando tutte le squadre? Cioè, una cosa all'Europa League, una cosa è non fare proprio le coppe, una cosa fare la Champions League da protagonista in qualche squadra che punti veramente su Ronaldo. Quindi secondo me andrà via dal Manchester. Se mi sentite? Mirko, allora no. Per salutarci e poi anche per rispondere sì. A quello che ti stava dicendo Fabio. Sì, scusatemi, non so che è successo. No, è importante la tua domanda, Vincenzo. Quello diceva Salvio è giustissimo, perché se tu vai per esclusione è ovvio che, per esempio, il Mendes ci ha provato anche col Barcellona. Il Barcellona ha detto devo prendere Lewandowski, è anche discorso simile a quello di della tifoseria dell'Atletico. Quindi no. Attualmente, da quello che mi risulta, insomma, sapete che abbiamo contatti importanti con Mendes, c'è l'Atletico e poi il Napoli. Le altre sono molto dietro. E allora c'è solo il Napoli, Mirko, sai perché? Perché all'Atletico Madrid Ronaldo non ci andrà mai, questa è una mia sensazione. C'è solo il Napoli, come al momento c'è solo il Napoli. Sì, no, oggi ovviamente ci riferiamo ad oggi, poi da qua al 31 agosto, l'abbiamo visto l'anno scorso, può accadere di tutto, però oggi quali sono i club con i quali sta lavorando, sui quali sta lavorando? Chelsea è fermo, il Bayern è fermo, ha speranze sull'Atletico e sul Napoli. Sempre comunque che dipendono da Ronaldo, che deve fare un sacrificio importante sull'ingaggio. Questo Ronaldo però lo sa. Tutto chiaro. Grazie mille Mirko per essere stato oggi con noi. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Grazie.